Michelangelo, grazie di essere qua a Trivero, un luogo un po' speciale, no? Beh, io credo di dovere gran parte di tutta la mia vita proprio a Trivero. E mio padre è venuto a Trivero a realizzare i suoi graffiti per... Il mio nonno, Ermenegildo. Dal 30 al 33, quando sono nato io. Ma sai che infatti, ripercorrendo tutto... questa storia di generazioni fino ai giorni nostri, quello che mi ha colpito è che in fondo è una storia di operosità e di opere, perché c'è proprio il fare dell'uomo, ma anche ispirato da grandi ideali che non toccano semplicemente la creazione, ma anche il creato. E siamo partiti dalla lana, da quell'arte della lana. Sì, mio padre era giovane, ha incontrato Ermenegildo Zegna, il quale gli ha chiesto di venire a raccontare la storia della lana attraverso dei graffiti che sarebbero rimasti in peritura, memoria di quel momento. E perché secondo te il nonno imprenditore ha sentito il bisogno di chiamare un artista in un certo modo per nobilitare il suo mestiere? Io credo che proprio l'arte nobilita, nel senso che eleva il pensiero. E naturalmente c'era già a quel tempo la fotografia, però la fotografia era considerata come un mezzo meccanico. Ha messo in crisi l'arte, la fotografia, perché il servizio del racconto, della rappresentazione, era stato assunto dalla fotografia alla fine dell'Ottocento. Mm-hmm. Però la pittura era considerata ancora come qualche cosa che attraversava la storia. Mm-hmm. E quindi era il rapporto diretto dell'essere umano con la natura e la sua espressione. Ermenegildo Zegna voleva appunto avere la mano dell'uomo, il pensiero dell'uomo nella rappresentazione di quello che è stata la storia dell'arte della lana, e che in qualche maniera veniva assunta in pieno qui a Trivero dalla sua impresa. La cosa che poi è seguita nel tempo, sempre in questo percorso di famiglie, è stato il nostro incontro. Eri impegnato in una visione diversa dell'arte, una visione che metteva proprio anche in gioco le problematiche più importanti, l'ambiente, la natura. E allora ti chiesi di fare uno schizzo che regalammo al presidente Clinton, Green Mind. Sì. Te lo ricordi? Me lo ricordo, sì. Io avevo fatto una specie di testina umana con i cespugli in testa, con gli alberi, la vegetazione. Sì. E quindi era un'ecosostenibilità ante litteram in qualche maniera. E poi abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Città dell'Arte. Credo che fosse il 94-95. Ma era un lanificio Città dell'Arte, era un ex lanificio. Quindi divertente di nuovo questo collegamento. Ci ritroviamo nel lanificio. Ci ritroviamo nel lanificio. E quindi un lanificio che si trasforma da luogo di attività produttiva a luogo di attività creativa. Io mi sono trovata in un percorso totalmente onirico, direi, e nello stesso tempo affascinante, di come un lanificio poteva essere vissuto secondo un altro punto di vista. E ho capito anche lì come il nonno, in fondo, aveva sempre vissuto il lanificio come un punto di partenza per includere la società, il sociale, l'ambiente, la montagna, la bellezza. Ed è forse quello il senso di quando tu hai coniato quella meravigliosa sintesi di quello che era Zegna, la mano, la mente, il prodotto e l'ambiente. E sono cose che già Ermenegildo aveva visto proprio come una meta, perché tutte queste montagne qui intorno, che sono state civilizzate, oppure la civiltà è stata naturalizzata nello stesso tempo. Vero. E lui ha sentito in più quello che lui faceva per i lavoratori. Non c'era questa divisione, qui l'impresa, lì l'operaio. Qui c'era impresa e operaio come una famiglia. Io ho sentito il bisogno di mettere in evidenza questo rapporto arte e società attraverso un progetto che ho chiamato Visible. Giovani che in tutto il mondo lavorano
per sviluppare un'arte che supera i confini del sistema arte. Tu dicesti un giorno lasciare un'eredità ai padri. È una frase che mi ha colpito moltissimo. E se ritorno al tuo papà e al nonno Ermenegildo, con quella meravigliosa documentazione pittorica della panoramica Zegna, ci hanno lasciato da una parte delle opere d'arte e dall'altra un'opera d'arte nella natura, perché la panoramica è un'opera d'arte nella natura che oggi è diventata Oasi Zegna. Tu allora facevi quasi l'autista del tuo papà. Sì, perché mio padre aveva avuto la meningite all'età di 8 anni, aveva perso l'udito e per questo aveva sviluppato, diciamo, l'occhio al posto dell'orecchio e quindi non poteva guidare la macchina. Quando io ho compiuto 18 anni sono diventato il suo autista, nel senso che lo accompagnavo sul posto dove lui andava a dipingere, a ritrarre i paesaggi. Però nel frattempo, per non stare lì a guardare, facevo anch'io i miei disegnini, i miei paesaggetti, seguendo un po' anche il desiderio di mio padre che io proseguissi nella sua professione. Quando salivamo qui sulle montagne, mio padre dipingeva, diciamo su incarico di Ermenegildo Zegna, la panoramica in costruzione. Quindi questo è stato un viaggio che mio padre ha fatto attraverso i trafori, attraverso gli scavi della montagna, riproducendoli pittoricamente. Sai, Michelangelo, io credo che la tua giovinezza sia eterna. Sono destinato a morire giovane.